Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Torniamo con i miti. Ci siamo preparati parecchio per trovarne altri interessanti da fare. E abbiamo un po' di cose da provare quest'oggi. Sei pronta? Sei carica? Assolutamente sì. Allora, partiamo con una cosa figa ed interessante. Che almeno partiamo subito col botto. Ok. Ovvero, una cosa che ci avevate già chiesto e che non avevamo riusciti a provare. Quindi, se tu spari col missile guidato ad un'auto, quindi il missile locca sull'auto, ma con quell'auto tu entri in un rift, il missile a quel punto segue la nuova zona dell'auto e comunque va e lo fa esplodere? Oppure no? Interessante. Allora, sei pronta? Allora. Come sempre, io devo scendere dal veicolo, tu devi sparare, poi io devo salire sul rift. Sì, sì, tutto chiaro. Quando allora, vuoi. Il problema è che c'è l'NPC, ce ne freghiamo? Vabbè, sì. Ok, vado. Vai. Sto lockando. Ok. Sparo. Vai. Sei pronto? Vai. Perfetto. Vai, quindi prendi io rift, faccio corri. In questo. Ha sbattuto il missile, vero? No, non l'ho visto. Io ho sentito il missile sbattere, Fere, prima ancora che io prendessi Aspetta. Questo. Sicuro? Sì. Riproviamo, dai, riproviamo. Aspetta che cerco di... Corvo viola! Steph, lasciali stare. Steph, c'è l'NPC che ti sta distruggendo l'auto. Ma sei l'auto. Scemo? Cioè, ma che sta succedendo? Ma sei diventato deficiente? Dai. Steph, basta. Sto morendo! Picconalo! No, non ho armi! Tutto Guarda, posto. Mi hai distrutto tutto. Non ho armi perché ho preso solo oggetti che servono per i miti. Ok. Allora, sto mangiando della carne di corvo. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Inizia a spararlo. Sicuro? No, secondo me ti devi già posizionare. Hai un repair? Sì. Vabbè, dai, allora. No, ripariamo che non si sa mai. Sì, esatto. Stai fermo. Grazie. Mannaggia te, vai. Calmiamoci, Fede, okay. La vuoi la camomilla? No, l'auto è pronta. Ok, provi un attimo a sparare un colpo senza che ci sono dentro. Poi lo ripariamo, perché secondo me il colpo ha sbattuto da qualche parte. Vediamo, ma secondo me no. Tutto a posto. Tutto a posto, vedi. Ok, ripara. Forse pure. Forse prima magari che eri in una zona. Secondo me hai sbattuto diversa. Magari su un albero o qualcosa del genere. Fede, ripara il veicolo. Lo... E la cosa stavi facendo? Cosa stavi facendo? Costruendo, perché hai fatto esplodere. Ho costruito tutto. Io. Vai, no, ho costruito io. Muoviti. Vai, sparalo. Allora. Hai locato? Sì. Vai, muoviti. Missile in arrivo. Faccio così. Ti segue. Ti sta seguendo, Steph. Davvero? Ti sta seguendo. Ti prende. Cioè, Allora, tu hai preso il rift. Sai che quando prendi il rift, mannaggia, non so parlare, va in alto. Sì. Quando sei andato in alto, ho visto il missile virare proprio così. Facciamo al contrario. Pronta? Aspetta. Lo so, ci vuole un po'. Vai. Guarda. Lo vedi? Sì. Guarda, adesso arriva e mi prende. Questo non l'avrei mai detto. È veramente figo, cioè, anch'io. Io sinceramente ero convintissima che si annullasse, cioè che semplicemente scomparisse il missile. Questa cosa è una figata incredibile. Ne ero totalmente convinto anch'io. Allora, prossima cosa da provare. Vi ricordate che nel trailer si scivola sotto il carro armato? Secondo me era totalmente fake. Tipo le pubblicità del McDonald's che il panino si va 10 volte meglio. No. Allora, sali un attimo sul carro armato. Ok. Tu vai in avanti e io faccio la scivolata. Vai. Allora, aspetta che torno un po' indietro, vai. Aspetta. Sei pronto? Vai. Totalmente fake, totalmente. Cavolo, però è epica quella scena, cioè ve la ricordate, so. Ragazzi? Boh, vabbè. Neanche in questo si riesce. Ho il presentimento che in qualche veicolo... Dopo ne proviamo altri. Secondo me in qualche veicolo comunque fa. Allora, devo secondo provare quelli alti. Un'altra cosa. Puoi cambiare squadra e tornare qua? Allora, questo non vi ho scritto tre miti, ma ci ho pensato prima. Siccome noi continuiamo a cercare modi per ammazzare i Fortnite Kid che stanno sui carri armati. Ma noi li ho amiamo i Fortnite un altro. Kid. Se noi spariamo con il bellissimo Barrett che hanno rimesso in gioco e spariamo appunto sulla bottolina, basta un solo colpo per romperla e quindi puoi avere a disposizione la testa di Fere? Vai. Vediamo. Io non mi vedevo, mi sono dovuta girare, ok. Me lo immaginavo. Sì. Pim! Ho avuto paura. Comunque, se ve lo state chiedendo, guardate quanto toglie il carro armato, cioè il Barrett al carro armato. Mamma 660 mia. Per ogni colpo che dà. Impressionante. Figo, dobbiamo provare altre cose, Fere, quindi andiamo. Secondo me non andrà a finire bene. Che stai facendo? Devo vedere se riesco ad annullare il danno da caduta entrando nel carro armato prima... di toccare terra. Secondo me funziona un po' come le tende, tutte ste robe. Presumo che funzioni, ma ho molta paura. Vado? Devi azzeccare un buon tempismo, vai. Siu! Sì, vedi. First try. Boom. Sono molto potente però. Bisogna ammettere che sono stato molto potente.
Non abbastanza. Bene. Sai che siamo in squadra avversaria in questo momento? Lo so, Steph, dai. E allora, vuoi esplodere? Guarda che ti faccio... Ti prendo a picconate il motore qui, le so già io ste cose. Vado. Le so già. Allora, questo è molto particolare ed ecco la C4, ovvero posso mettere, se spacco i finestrini, ok, posso mettere le C4 dentro il veicolo, quindi dentro l'auto. Ok, questa allora l'ho letta. Ok. Mi pare, l'ho letta o l'ho vista, non mi ricordo. Fede, ho un bug con la C4 perché... Come? Ah no, sono io continuo a pensare. Rompi che il tasto destro vetro. Serve a mirare. Lo so, invece no. Devi rompere anche questo vetro, secondo Dici? Me. Sì, quello frontale, ok. Okay. Piazzala nel sedile. Allora. Sì, l'ho visto questo, non è che l'ho letto. Vado? Mi sono ricordata, l'ho visto, vai. Allora, da quel che vedo, secondo me non fa. E invece poi guarda, guarda. Ti faccio vedere di più. Sali. Cioè, in questo caso l'avrei dovuta mettere io. Bene, no, sali tu e faccio esplodere. Esatto, guarda. Posto passeggero. Posto passeggero. Vuoi salire? No, tu devi andare nel posto del passeggero. No, 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 funziona così funziona. Lo so, così. Ma così sei esattamente sulla C4. È interessante. Ma poi chi guida? Vabbè, dai, allontanati. Perché devo allontanarmi? Non ti fa danno. Sì. Ti potrebbe far danno anche a te, quindi sì. Per quello ti dico allontanati. Vabbè, tranquilla. Allora, la cosa interessante qua, hai capito qual è? Cosa sì. stiamo testando? Il fatto che tu puoi nascondere le C4 nei veicoli, poi uno si prende l'auto random, tu sei nascosto magari nella casa come un camperone e poi li fai tutte esplodere. Non e ti solo, fa un botto di kill. Amica mia. Io l'ho Se io così. In questo momento sparo, ok, faccio danno appunto al veicolo fino a quando non rompo il vetro e ti sparo perfettamente addosso. Ok. Questa C4 fa sia danno al veicolo che a te o solo al veicolo? Penso anche a me. Però aspetta, ripariamo di nuovo il vetro. Cioè, non mi piace, voglio fare le cose bene. Ecco, vai, falla esplodere. Secondo me mi uccide. Aspetta, mi rimetto qua. Sì, vedi. Fatto danno a me e al veicolo. Ma adesso ripara il veicolo. Anzi, prendiamo un altro veicolo, tanto ne abbiamo un altro qua. Secondo me, se invece io tengo la C4 fuori dal veicolo, tu non prendi danno ma solo il veicolo. Ho questo presentimento e quindi vorrebbe dire che la fisica del gioco è incredibile. Stai ferma? Pronta? Sì. Ho ragione. Quindi il gioco riesce a riconoscere sì. che proprio la C4 è veramente dentro il veicolo e di conseguenza il giocatore prende danno. Mentre se la C4 è fuori dal veicolo, il giocatore non prende danno. Dobbiamo provare un'altra. Dobbiamo provare un'altra. Allora, sali. E comunque vedi che quindi le puoi nascondere, aspettare che qualcuno prenda l'auto e farla esplodere. Se invece io ti ho rotto i vetri e lascio la C4 tipo qui. Vediamo. Se riconosce quindi anche la fisica del vetro. Brava, brava. Vedi che mi capisci ogni tanto? No. Okay, ok, ok. Però è comunque incredibile. Quindi abbiamo esagerato, pretendevamo troppo. Outside del veicolo riesce a riconoscerlo. Qua abbiamo fatto delle scoperte importanti, Eccoci pronti a provare un altro po' di cose. Tra l'altro il trampolino me lo prendo volentieri, grazie. Allora, cosa succede se con il carro armato entriamo dentro il rift? Che io mi ricordo che avevamo già provato. No, 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 mi sa di no. Mi ricordo male. Pronta? Vai, o Via. Forse sì, non mi ricordo. Ok. Ok. Mi sembra più o meno normale. Allora, io so... Ok, che può quello... buggarsi di brutto. Esatto, anche adesso mi sta venendo il dubbio se effettivamente l'abbiamo già provato. Però volevo riprovarlo appunto perché so che si può buggare e finire sotto la mappa. Ok, però non è successo. Quindi non è successo. Guarda, te lo prendo ora. Anche due volte lo stesso. Sì, ovviamente sono cose che capitano, quindi... Non posso sparare mentre sto cadendo comunque. Aspetta. Niente, niente. Okay. Anche perché a volte tipo si accappotta e cammina da solo. Allora, un sacco di bug. Mi ripari questo veicolo? Perché ti faccio vedere una cosa incredibile. Allora, guarda. Praticamente, se tu a questo veicolo metti queste... Ci puoi scivolare, aspetta. Teoricamente sì. È stata un po' triste la mia scivolata, però sì. Figo. Oh, così sì. Quindi comunque il gioco contempla la scivolata sotto il veicolo. Il problema è che abbiamo dei veicoli del gioco che sono troppo poco alti per poter permettere Beh, la scivolata. Beh sì, effettivamente guarda sotto il carro armato, cioè non ci passa una persona. Esatto, capito? Esatto. Quindi però è quello. La fisica del gioco comunque lo permette e questo è importante. Allora, a questo punto il terzo ed ultimo rift. Ma come lo facciamo? Perché dovremmo provare la cosa del missile guidato se passa sul rift. Come però? Perché comunque lui va da sopra, Fere. Aspetta, vero. Prova a sparare perfettamente il punto del rift. Se abbiamo fortuna. Ha preso l'albero, vero? No, no, l'ha preso, Secondo me comunque non succede comunque nulla. Comunque vedi, la lucetta rossa molto... Non succede nulla, vedi?
Ne sto sparando tanti, così ci togliamo i dubbi. Riesci a più... spararlo un po' più. Ecco, così, così è perfetto. No, vedi, non succede niente. Ma perché, ovvio, il missile non è considerato un'entità, altrimenti entrerebbero anche gli altri tipi di missili, entrerebbero le granate. Cioè, guardate, cioè, se tu prendi la granata e la tiri perfettamente attraverso il rift, non succede nulla, perché è considerato appunto qualcosa di diverso rispetto al giocatore. E quindi... se non ricordo male, ci avevano chiesto anche di sparare col carro armato. Nel rift o in un'altra roba? No, era nell'event di Ventus. Era sparare dove ci sono le vent, quelle. Comunque, guardate, non funziona neanche col carro armato, che è più preciso. Quindi non funziona neanche con i missili guidati. Almeno ci siamo levati tutti i dubbi. Lo vedi sto corvo? Pace i corvi. È scappato. Sì, non sono riuscito a prendere al volo. Hai detto schifoso, io ti prendo all'ultimo. È sparito prima. Ne ho trovato un altro interessante. Allora. E prendi questo. Ok, il camioncino. Okay. Ed entra nel rift. Ok, vai. Quindi, Steph? Credo non faccia. Cioè, cosa volevi? Provare a mirarmi col missile guidato mentre sono in volo? Esatto. Però praticamente... ho attargetato fino al 33%, ma siccome poi scendevi troppo veloce non riusciva. È quello. Però, capisci? Stai salendo tu mentre, Mi sono dietro di te. Aiuto. Faccio così. Ok, mi sono posizionata. Perfetto. Vediamo se noi possiamo attargetare un veicolo come quello di Fere quando sta così in alto. Riesci ad avanzare un altro pochino? Sì, perfetto. Aspetta. Paura che caschi così. Basta, va bene. Eh sì. E io mi butto. Niente. Ti prende più velocemente, perché dato che va in alto ci mette meno a colpire. Mi ha preso subito. Infatti pensavo ci volesse un po' invece. Il bug che non siamo riusciti ad avere con il carro armato l'abbiamo ottenuto con il camion. È bellissimo. È bellissimo. E non ci puoi più salire. Mi ha buttato fuori. Non è che sono scesa io. Abbiamo fatto un capolavoro. Però aspetta. Se lo riparo che succede? Aspetta. Cioè non si sbugga neanche riparandolo? No, rimane qui ragazzi per sempre. Però io posso... aspetta. No. Ok. Prova a spararlo. Vai. Lo considera comunque ancora come un veicolo, eh? Perché l'ha colpito instant? Forse so. È troppo vicino. Sì, è troppo vicino. Ok. Bene. Ok, champ. Mi faccio schiacciare. Ti può fare danno. Non lo sapevo. Ora lo sai. Sto prendendo un sacco di cose oggi. Però ho appena realizzato che mi sono dimenticato la televendita. Dobbiamo riniziare il video. Va bene? Lo rifacciamo da capo? Sì. Mi sono totalmente dimenticato. Tra l'altro, questo non si può fare. Aspettate. Allora, tanto poi dobbiamo fare la scalata del Daily Bugle, che non so se sarà possibile. Si può mettere il nostro reversible nel nostro microfono? Devi levare l'altro filtro. Secondo me sì. Se levi l'altro filtro sì. Ma con doppio. Allora adesso non si sentirà la tua voce, eh? Come mi sento? Probabilmente malissimo. Okay. Perché hai doppio filtro. Un po' troppo. Ok. Lo so. Ma non penso che tu lo... devi vedere la mia camera. Sì, Steph. Ma non penso che lo puoi usare come filtro. Guarda antipop. Che carina che è Camille. Lo so. No, ti vedo. Allora, perché vedo la tua camera lì. Non parlare. La mi sento tipo a meno 10 decibel. Non so come mi sentirete. Questo non si può fare in diretta. E non so come mi sentirete. Ma so che comunque mi state sentendo probabilmente male. Comunque funziona. Sono bellissimi. Li trovate in edicola. E poi la cosa più bella è che tipo fate: oh Camille, mi sono stancato di vedere sempre solo Camille. Giri e hai un bellissimo Nino. Li trovate in edicola. Sono super mega stupendi. Andate a prenderli. Ok, secondo me ti sentirei tutto ovattato. Vero, come anche se secondo me. Caverna. Però sono curioso di risentirlo, capito? Sì. Bene, allora, noi dobbiamo scalare tipo Spider-Man. Esatto, allora. Okay. Ho letto sta roba. Si può scalare il Daily Bugle. Però tu hai visto un video dove viene fatto. Anche sì. Cioè, io non so come ci sono riusciti. Allora, non me lo ricordo più perché l'ho visto qualche giorno fa. Meglio, così dobbiamo trovare noi il modo. Però fa. Sì, sì. A parte che io sono riuscito a salire qua, però. Lo scalava tutto. E fine a se stesso. E mi pare che fosse proprio dall'ingresso. Cioè qui da dove c'è la scritta. Non no? È che l'insegna. La fa da qua. Aspetta un'idea. Allora calmi. Uno. Due. Non riesco a fare il due. Faccio così. Due.
No, è impossibile. Sì. Cavolo, non mi ricordo. Però perché si può fare. Io potrei fare 3, 4. L'hai fatto? Aspetta, se rompo. Ha davvero 800 di vita la ragnatela. Cioè, davvero? Cioè, davvero. Non ne avevo idea, sinceramente. Secondo me fa. Perché se tu utilizzi sì, questo. Vedi, vedi, è così. Senza cadere. Ma come fai a non cadere? Ma non lo so, riuscivo a farlo tutto di fila. Io ho visto un video proprio dove lo facevano tutto di fila, capito? Non so come riescono a darsi la spinta e fare subito il salto dopo. Allora, aspetta. Un attimo. Ma no, non modificavano. Non modificavano comunque. No, ma speravo di rompere soltanto questa roba. Sì. Scusa. Ah, è vero che siamo in team avversario. Ok, ok. Allora, magari devo tipo tenere la corsa, capisci? Ragazzi, teoricamente fa, ma non capiamo se come. Se ce la fate, taggateci su Instagram, clippettina, e vediamo un pochettino se siete degli Spider-Man. Che vi devo perché dire, non lo so. Io potrei, tipo, da qua. Lo sai che io poi mi fisso con queste cose, lo sì, sai? Sì, è quello il problema. Mi sono fissato adesso. E io fin qua sono salito per adesso, eh. Poi da qua mi arrampico qui, perché questo è fattibilissimo. Davvero non me lo stai contando? Non ok. Me lo conta. Poi c'è un'altra la ragnatela del maledetta, cavolo. Però sì, mi sembra fattibile. Ce la sto facendo, ce la sto facendo. 800 rotto. Ovviamente mi ha scritto Mark che c'è Post Malone in live che sta spoilerando il nuovo album. Ok, interessante, okay. Cavolo, lo voglio vedere anche io, lo so, però non riesco. Dobbiamo scalare un palazzo, è più importante per... Ci sia. Ok. Ce l'hai fatta? Sì, sono qui. Quindi poi da qua Fere, cioè, allora, fare fa, ma è irritante che sto per spaccare tutto. Lo so, tutto. Ma io non so come, la clip che ho visto, cioè, lo facevano proprio easy, così. Bam, 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 e arrivavano ovviamente al tetto. Mi fa piacere. Anche a me. Molto bravi, io purtroppo... Sono morta. Scusa, sono caduta, ti stavo cercando. Allora, sono al penultimo livello, non riesco ad arrivare al tetto, però. È plausibile, eh? Se rompo questa, forse riesco ad arrampicarmi sulla scala, riarrampicarmi e io non ho mai camminato... Vediamo. Non ho mai camminato. Sì. Nel senso, capirai. Sì, ok. Lo vedrò. Ti prego. Perché non ti vuoi arrampicare? Oh. Ce l'hai fatta? Ok. Fatto. Sono nel tetto. Vedi, vedi che è fatto. Con tanta fatica. Sto per però urlare è fatica. Sbraitare e ammazzare qualcuno. Quindi però comunque si può fare. Sì. Era molto utile a sapere. Boh, no. No. Era solo così. Era per scoprire le nuove meccaniche del parkour, no? Carino. Sì. Sì. Complimenti. Ci fermiamo, non ne voglio sapere più per oggi. Belli. Devo dire che oggi sono capitate cose interessanti e fighe. Sì, sì, ammettiamolo, sì, sì, lo diciamo tutti assieme. È capitata un sacco di bella roba. Ci fermiamo così per questo video di Miti. Speriamo che vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.